uno dei nostri incontri dal titolo I mestieri del futuro all'interno del palinsesto dei webinar Non perdere la bussola. Questi incontri virtuali che abbiamo organizzato e che stiamo portando avanti hanno proprio l'obiettivo di aiutare tutti coloro che in questo momento si trovano a doversi orientare verso un futuro professionale a raccogliere degli elementi e degli spunti in più funzionali proprio a riuscire a muoversi meglio all'interno di un contesto che sicuramente non è di facile interpretazione, di facile comprensione, di immediata comprensione. E quindi abbiamo usato un po' questa metafora della bussola proprio come strumento che aiuta ad orientarsi in un percorso e questo è un po' l'obiettivo che ci proponiamo con questi incontri come Elis. Ci proponiamo di poter dare dei consigli pratici, dei suggerimenti e quindi se vogliamo uno strumento per aiutare i giovani e meno giovani a districarsi meglio rispetto alle scelte, alle decisioni legate al mercato del lavoro. Allora, oggi ringrazio vivamente gli ospiti che hanno accettato il nostro invito, quindi Daniele Grassucci, founder di Scuola.net, Marca Cavagnè di Manpower Group, una delle aziende che partecipa in maniera attiva all'interno del consorzio Elis e con la quale portiamo avanti tante belle iniziative. E poi ringrazio di cuore Giuseppe Monopoli e Teresa Tassanviol, due dirigenti scolastici che rappresentano in qualche modo l'altro componente uno degli altri componenti fondamentali dell'ecosistema Elis, che appunto a fianco alle imprese cerca proprio di costruire un ponte costante tra le aziende, il mondo del lavoro e tutti gli stakeholder che in qualche modo contribuiscono e gravitano intorno ad esso, quindi questo ponte sempre più forte tra le scuole e le imprese lo possiamo costruire proprio perché riusciamo a mettere intorno a un tavolo, ecco, in maniera virtuale come stasera, tutta una serie di soggetti che confrontandosi, lavorando e costruendo iniziative possono di fatto aiutare ad indirizzare meglio, nel caso specifico forse interventi di questa sera, soprattutto quei giovani che sono chiamati a scegliere magari una prima esperienza professionale o a scegliere di proseguire con i propri studi nel caso in cui non abbiano già da subito chiare quali sono le competenze che possono spendere. Ringrazio infine Renzo Giannini, mio collega in Elis, che di fatto è sul campo in prima battuta su tante delle nostre iniziative, proprio incentrate sull'orientamento dei giovani che si rivolgono ad Elis per capire se il loro futuro in qualche modo può sposarsi bene con delle professioni legate in maniera specifica al mondo dell'information technology e comunque della formazione tecnica specialistica, che rappresenta un po' l'area di specializzazione di Renzo. Ringrazio chiaramente anche tutti i colleghi che in background, Michela e Marzia, che ci aiutano ad organizzare sempre questi eventi e che oggi ci supportano alla regia. Bene, io prima di iniziare questo nostro dibattito vi rubo veramente qualche altro secondo per ricordare che potete porre delle domande ai nostri ospiti attraverso lo strumento della chat. Vi invito a indirizzarle direttamente a me, quindi potete inviare un messaggio in chat diretto a me, Gianluca Sabatini, in maniera tale che io poi li possa visionare, vedere e proporre nella maniera migliore possibile ai nostri ospiti. Bene, allora, rinnovando il benvenuto e il ringraziamento a tutti voi, oggi in qualche modo siamo stati chiamati a confrontarci su questo titolo, I mestieri del futuro, che rappresenta sicuramente un titolo che non dico meriterebbe un'enciclopedia, meriterebbe forse qualcosa di ancora più ampio in termini di narrazione e al tempo stesso forse
non lo meriterebbe perché non faremmo in tempo, ci accorgiamo che non facciamo in tempo a scrivere, forse neanche un post su LinkedIn o su un qualsiasi social e scoprire che dopo poche settimane o dopo pochi mesi quello che abbiamo in qualche modo fotografato forse in quel nostro racconto rischia di essere già passato di moda o comunque dover essere quantomeno reinterpretato. Allora, la riflessione che vorrei lanciare un po' con voi inizialmente è proprio legata un po' a, chiamiamola così, una visione di questo futuro, cioè parlare di mestieri del futuro vuol dire sostanzialmente provare a interpretare quelle che saranno le caratteristiche di questo nostro futuro. Ecco, proviamo a proiettarci in maniera veramente molto fantasiosa in un ipotetico 2030, cioè tra 10 anni. Probabilmente, se ci immaginiamo questo futuro, ci immaginiamo delle esperienze di vita sostanzialmente differenti da quelle che viviamo oggi. E probabilmente queste esperienze di vita richiederanno delle professioni e quindi delle competenze diverse da quelle che caratterizzano il mondo attuale. E quindi mi vorrei rivolgere in prima battuta a Marta e a Daniele, no? Porgendo ad entrambi la stessa domanda e per galanteria farei iniziare proprio Marta. E chiedendoti anche dall'osservatorio in qualche modo privilegiato che è quello di Manpower e dalla tua esperienza diretta, ecco, provando a fare questo esercizio di fantasia, e magari neanche troppo di fantasia, ma di concretezza. Che cosa è legittimo aspettarci? Cioè, quali saranno le figure professionali più richieste nel 2030 in un ipotetico futuro? E mi permetto di aggiungere complementari aggiuntive rispetto forse a quella degli ingegneri e dei tecnici che troppo spesso è portata come primo punto d'attenzione. Quindi ti chiedo una conferma magari su questo, però anche di provare a disegnare uno scenario di figure complementari rispetto a questa. Però comincio rompendo il ghiaccio con una cosa molto semplice. Grazie Gianluca. Dai, dai, grande. Allora, guarda, parto dalla tua seconda domanda per arrivare anche alla prima. Ci servono solo gli ingegneri e i tecnici? No, soprattutto perché poi magari capita che sei anche un ingegnere, tipo la sottoscritta, e dopo 12 anni capisci che ti interessa parlare di risorse umane e cambi completamente insomma, quello che può essere la tua visione sia di quello che avevi in mente per il tuo futuro e di quelle che potevano essere le aree di tuo interesse, sia per quanto riguarda dire anche gli ambiti su cui un ingegnere si può confrontare. Per cui ti dico, sicuramente vi dico che tutto quello che riguarda il mondo della tecnologia, innanzitutto non è esclusivamente information technology, non è solo digitale, e questo già è un punto, perché comunque la tecnologia, per tecnologia intendiamo anche tutti quei metodi, gli strumenti, i processi, le scienze applicate che permettono effettivamente di rendere maggiormente evoluto, di efficientare e di innovare processi produttivi, processi aziendali e anche l'esperienza di chi è consumatore. Bene, quindi questo per esempio è anche il campo farmaceutico. Non è detto che dobbiamo essere ingegneri né tantomeno occuparci di elettronica o di informatica. E questo è un primo punto che mi sento di lasciare. Dall'altra parte è chiaro che comunque temi appunto di tecnologia, l'ecosostenibilità in generale, il mondo dell'energy, la logistica e la mobilità, il Covid ci ha fatto capire quanto dobbiamo reinventare e rivedere i concetti di mobilità, il concetto di efficientamento ed efficacia anche di un processo di logistica. E questo non ce l'ha insegnato solo il Covid forse ha accelerato questo genere di ragionamenti. E questi sono i piani occupazionali
sono, diciamo, le aree nell'ambito delle quali possiamo ravvisare un aumento, un'alimentazione dei piani occupazionali delle imprese. Però mi soffermerei anche su, diciamo, quelli che possono essere degli ambiti non tecnologici, ma che stanno prendendo piede, che stanno prendendo, che sempre di più fanno parte di un'area estremamente rilevante per l'umano. Quindi vorrei lasciare un attimo il mondo digital, il mondo tecnologico, per parlare anche dell'umano. La cura del corpo, dell'anima, la salute e il benessere. Questi sono temi fortemente di rilievo. Non sono dei trend, sono dei temi di rilievo per l'umano, per noi persone. E quindi tutto ciò che ruota intorno alla salute e benessere, a quindi figure di medici, infermieri, fisioterapisti, queste sono professionalità che continueranno a necessitare e ad essere fortemente ricercate. E poi, non perché sono con voi, con diciamo, chi opera direttamente nelle scuole, ma sicuramente l'ambito dell'education e della cultura avrà sempre maggiore risalto. Ecco, diciamo che quindi c'è un mondo che ci si apre. Quello che bisogna imparare probabilmente a fare e quello che ci riserva il futuro è, diciamo, può essere da noi compreso e veicolato attraverso uno sguardo attento a quello che c'è fuori, perché appunto anche soffermarsi solo sui trend non aiuta, non è solo tecnologia, non è solo trasformazione digitale, il mondo e la nostra vita sono fatti di tanti elementi, di tanti aspetti, e in ognuno di questi aspetti ci può essere un'opportunità di lavoro. Chiaro che bisogna coglierne i trend, le modifiche, bisogna coglierne gli aspetti di variazione per poter essere in grado di orientarsi, perché poi di questo stiamo parlando, di orientarsi. Grazie, grazie mille Marta. Quindi dopo poi il punto di vista di un ingegnere convertito al mondo delle risorse umane, quindi mi guardo un po' allo specchio in realtà, quindi quando parliamo, che comunque ci ha portato il suo parere, il punto di vista di una grande azienda, una grande multinazionale che in Italia comunque si occupa di lavoro e del mondo del lavoro veramente a 360 gradi e su tutto il territorio. Vorrei provare a ascoltare su questo stesso tema il parere invece di Daniele Sgrassucci, che ormai diversi anni fa ebbe questa intuizione di dare il via a un'avventura, ogni tanto me lo racconta, partita forse più per gioco, ma che oggi rappresenta una bella realtà del mondo digitale che incontra virtualmente e non ogni giorno tanti e tanti studenti, ma anche tanti professori, tanti genitori che probabilmente si rivolgono a voi per trovare risposte, ma forse anche alle volte per capire un po' meglio quali sono le domande da porsi. Ecco, e quindi rispetto un po' alla domanda che forse qualcuno ti pone, che mestieri e che lavori faremo tra 10 anni, quali sono le risposte che Scuola.net e Daniele dà più sovente? Beh, innanzitutto grazie per la presentazione, sembra più una riunione di ingegneri pentiti, perché anch'io come Marta ho studiato ingegneria, ma poi mi sono ritrovato a fare il giornalista, il divulgatore, quindi a prendere più una curvatura umanistica. Questa però è la rappresentazione esatta di quello che ci capiterà nel mondo del lavoro del futuro, cioè il fatto di dover come dire, pensare a se stessi e alle proprie esperienze di vita come un momento di continuo apprendimento. Si parla di ci sono due keyword, due parole chiave importanti, poi adesso anche gli anglicismi stanno diventando molto diffusi anche nella nostra lingua italiana, però ecco, ci sono due parole chiave per il futuro che in qualche modo saranno sempre valide, al di là dei singoli trend che, come diceva giustamente Marta, possono iniziare, finire, e neanche ci si può schiavizzare attorno ai trend. Però ecco, ci sono due indicazioni che possiamo dare per avere successo nel mondo del lavoro da qui ai prossimi 10 anni. Quindi il cosiddetto lifelong learning, quindi l'apprendimento continuo, cioè pensare che non è superato il modello per cui
mi prendo il pezzo di carta, quindi prendo una laurea, un master, il secondo master, il terzo master, quindi dedico tutta la prima parte della mia vita a studiare, e quel bagaglio poi mi sarà sufficiente per arrivare fino alla pensione, insomma, lavorando, e quindi nel mondo del lavoro essere competitivo. In realtà non funziona così, proprio perché l'evoluzione è talmente veloce, ed è una velocità che non abbiamo mai assistito, perché la tecnologia ha impresso questo tipo di velocità. Quello che è certo è che si cambierà continuamente lavoro, si cambierà continuamente azienda, quindi la parola chiave è flessibilità, adattabilità e soprattutto aggiornamento continuo delle proprie conoscenze e competenze, per cui probabilmente sarà meglio iniziare abbastanza presto a trovare lavoro, imparare facendo e poi programmare dei periodi di cosiddetto reskilling o upskilling, quindi cambiare le proprie skill oppure a fare degli step in avanti, dei passi in avanti, invece che magari dedicare tantissimo tempo a studiare, che è poi il grande problema dei nostri ragazzi, ecco. C'è anche qui un termine inglese che è over education, che vuol dire studiare più di quello che è necessario per la posizione lavorativa che vado ad occupare. In Italia siamo campioni di over education, perché i nostri ragazzi fanno collezione di master, dottorati, chi più ne ha più ne metta, però magari non hanno mai visto un giorno la realtà aziendale, per cui si ritrovano magari ad essere dei giocatori foltrissimi alla PlayStation, e poi un giorno si presentano sul rettangolo verde, pensano di poter essere a livello di Cristiano Ronaldo, ma non hanno mai fatto un passaggio con un pallone reale. Questo poi è anche il vero problema del nostro sistema paese. E qui introduco l'altra parola chiave, che è il life wide learning, cioè l'idea che ogni momento della mia vita diventa un momento di apprendimento, perché anche qui noi siamo figli di una concezione per cui apprendo solo se vado a scuola, apprendo solo se vado all'università, apprendo solo se prendo un certo voto, e che è una concezione sbagliata, che non vuol dire che dobbiamo sminuire la scuola, l'università e le forme di apprendimento cosiddette formali, però oggi la scuola e l'università non sono più le uniche agenzie educative esistenti. Oggi ci sono tantissime agenzie educative, che sono agenzie educative informali, perché mi basta ad esempio alle volte guardare un tutorial o prendere un corso su Udemy per poter approcciarmi alla programmazione. E sono tante le conoscenze condivise, cioè la possibilità oggi di accedere ad una conoscenza condivisa, insomma, perché lo vediamo tutti, è un'esperienza comune, soprattutto in questi giorni di lockdown. Quanti di noi stanno imparando a fare una cosa per la prima volta? Siamo diventati tutti esperti panificatori. Quindi che cosa possiamo dire? Quindi che oltre a dover apprendere continuamente, in realtà una delle chiavi del successo per il futuro sarà quella di vedere ogni aspetto della propria vita, l'hobby, la passione, l'interesse particolare, come un momento di apprendimento. Perché poi a un certo punto la vita mi prospetterà la possibilità, dal punto di vista lavorativo, di poter unire le mie conoscenze formali, quindi l'italiano, la matematica, l'economia aziendale, tutto quello che ho studiato a scuola e università, con le mie esperienze caratterizzanti, che magari ho potuto approfondire. Quindi là si creeranno i mestieri del futuro. 10 anni fa nessuno immaginava di poter guadagnare soldi facendo lo youtuber o il creator per le piattaforme social, nessuno immaginava di poter diventare un pilota professionista di droni. Ecco, magari chi giocava tra virgolette con i modellini di aereo era più un hobby che non un possibile lavoro. Quindi nel 2030, come si è detto e come si sa, molto spesso si dice, e se non lo sapete lo dico, si dice che la metà dei mestieri che si faranno in quel tempo oggi debbono essere ancora inventati, e ci sono tutta una serie di trend che ha già detto Marta, e quindi non voglio ripetere. Però quindi accanto a mestieri che si conserveranno, ce ne saranno altri, appunto la metà, che verranno creati, e essenzialmente un buon modo per capire quali saranno quelli che verranno distrutti sono tutti quei mestieri in cui l'automatizzazione e l'intelligenza artificiale in qualche modo sostituiranno l'uomo nei compiti ripetitivi. Quindi ci sono tanti settori che verranno cambiati, ad esempio pensiamo anche solo alla medicina. Oggi si fanno alcune diagnosi dando in pasto all'intelligenza artificiale le lastre, insomma i referti diagnostici, e si scovano le malattie. Quindi là cambierà pure il ruolo del medico, quindi devo essere bravo a capire come queste tecnologie, innanzitutto devo sapere un po' come funzionano senza essere un esperto, capire come potrebbero modificare certi tipi di mestiere. Però poi dopo, alla fine della fiera, io sarò pronto, se sarò in grado in qualche modo di non guardare solo al percorso formativo che ho intrapreso, quello formale, ma di essere curioso, di guardarmi un po' intorno e di non avere e di utilizzare questo tempo che io uso per guardarmi intorno per approfondire e portare a casa della conoscenza, perché questo sarà fondamentale. E quindi questo cambia dei paradigmi, perché se voi prendete il tipico genitore,
quando vede il figlio magari cimentarsi con le simulazioni videoludiche, lo bacchetta e dice stai perdendo tempo. Oggi attorno all'industria del videogioco, sia giocata, quindi il gaming, cioè tutto un mondo di gamer professionisti, quindi si diventa dei professionisti del gioco, ma c'è tutto un mondo di sviluppo, di vendita, cose di questo tipo. Per cui quello che una volta poteva essere un tempo perso, oggi può diventare un tempo impiegato, quindi bisogna avere questo approccio, come dire, a 360 gradi. Guardando i trend, guardando quello che si sa fare, ma soprattutto la propria passione, perché poi la passione è quel motore che ti permette di adeguarti a questi cambiamenti. E aggiungerei anche Daniele, tenendosi sempre costantemente anche aggiornati, e su questo appunto, veramente senza piaggeria, il vostro portale è ormai un punto di riferimento. Noi portiamo avanti tante collaborazioni su questo proprio per portare insieme un messaggio di orientamento, di anche speranza alcune volte ai giovani di tutta Italia, proprio con dei roadshow, degli incontri che facciamo presso le scuole. E proprio al mondo delle scuole adesso mi vorrei rivolgere, ringraziando di nuovo appunto il professor Monopoli e la professoressa Tassanviol, che oggi ci rappresentano un po' due poli importanti, no? Da un lato l'Istituto Iannuzzi di Andria, dall'altro il liceo Leopardi Maiorana di Pordenone, quindi anche due poli che in qualche modo rappresentano due diverse realtà industriali, probabilmente anche di aspettative in termini di percorso professionale da parte dei vostri studenti. E quindi vorrei sostanzialmente con voi invece provare a vedere un'altra faccia di questa dimensione, quindi senza pretesa di riuscire a affrontarle tutte, però un'altra dimensione importante quando si parla un po' di questi mestieri del futuro è che è importante aiutare i giovani e i loro genitori anche a capire che ci sono tante differenti strade possibili da poter intraprendere dopo le scuole superiori o addirittura in parallelo allo studio delle scuole superiori, per poter acquisire quelle professionalità e quelle specializzazioni che sempre di più saranno fondamentali per il mondo del lavoro. In incontri precedenti parlavamo proprio su dell'importanza per i nuovi professionisti di avere appunto delle chiare specializzazioni e dei chiari percorsi. Lo stesso Daniele, no, citava, poi possiamo diventare dei piloti di droni, vuol dire specializzarsi su questo, e alcune di queste specializzazioni non richiedono in maniera esclusiva o necessariamente magari di intraprendere un percorso universitario, no? Alle volte ci può essere invece una professionalità che può essere acquisita anche con appunto dei percorsi di diversa natura, dei master già da svolgere dopo il diploma, oppure addirittura un'attività lavorativa che poi può sfociare in un secondo momento verso un approfondimento teorico. Allora, quello che vorrei provare a focalizzare con voi è come voi nel quotidiano riuscite ad aiutare appunto i vostri studenti e i loro genitori a comprendere meglio, a conoscere bene queste diverse opportunità, quali dal vostro punto di vista sono oggi quelle maggiormente interessanti da focalizzare, proprio nell'ottica di dire forse sono quelle che preparano meglio per il futuro. E in ultimo una battuta su quanto in questo momento all'interno proprio delle vostre realtà scolastiche state aiutando i giovani a anticipare quanto più possibile queste domande, ad orientarli al meglio, quindi dando anche magari dei consigli pratici a vostri potenziali colleghi che ci stanno aiutando, ecco, condividendo delle pratiche che nella vostra esperienza potete ritenere buone pratiche che vi fa piacere condividere rispetto al rapporto che avete con il vostro corpo docenti, con i vostri studenti e con i loro genitori. E se sei d'accordo, Giuseppe, chiederei anche qui di aprire a Teresa con, ecco, una riflessione su le pratiche che appunto nel vostro istituto di Pordenone state vivendo su questi temi. Allora, intanto naturalmente ringrazio anch'io per l'opportunità. Devo dire che tutte le cose che sono già state dette, diciamo, in introduzione sia dai due
relatori precedenti mi trovano assolutamente concorde, diciamo, quindi il quadro, il contesto è già stato tracciato con grande efficacia, come la scuola, diciamo, in particolare una scuola come la mia, un grande liceo, con 600 studenti quasi, possa muoversi dentro questa dimensione di sguardo verso il futuro, cercando di non dirlo, diciamo così, per i nostri ragazzi, diciamo, questa è anche una grande sfida del momento. La situazione della scuola italiana, in particolare dell'impianto liceale, per quello riguarda il mio istituto, viene naturalmente da una grande tradizione che costruito in premessa, secondo me, non va assolutamente buttata alle ortiche, no? Perché mi pare che sia già stato detto, comunque io sono assolutamente di questa opinione, un solido sapere, una solida padronanza di conoscenze deve fare necessariamente da sfondo, da presupposto, diciamo così, anche per lo sviluppo successivo di quelle competenze che poi consentiranno, insomma, ai ragazzi di introdursi nel futuro. Professoressa, mi scusi, io la sento non benissimo, non so se forse perché è un pochino distante, se le posso chiedere la cortesia. Meglio, grazie. Adesso va meglio? Molto meglio, grazie. Molto meglio. Ecco, stavo dicendo, la grande sfida del momento è proprio questa, bisogna dire che un'acquisizione anche di questa consapevolezza della necessità di questa sfida, diciamo, negli ultimi tempi ha subito anche una giusta accelerazione, anche se il sistema scolastico, sappiamo, poi le famiglie si muove con una certa prudenza, con una certa lentezza. Poi succedono alcuni fatti imprevisti, come questa emergenza recente, che naturalmente ha portato a un'autentica rivoluzione imprevista, probabilmente non programmata, non sappiamo neanche fino in fondo se è tutto voluta, ma certamente nei fatti c'è stata. E che ha portato anche ad alcune, diciamo così, prese di coscienza anche abbastanza impreviste, secondo me. Per esempio tutta la mitologia sui ragazzi nativi digitali, beh, secondo me merita un approfondimento anche questa questione. Mentre dal lato, diciamo così, per esempio dei docenti, che età media avanzata, un po' di ruggine, una grandissima attitudine, diciamo così, alla formazione costante, eccetera, un po' di resistenza al cambiamento, questo insomma era nell'immaginario collettivo, anche l'idea della scuola, devo dire che invece in questa occasione hanno dato una prova straordinaria anche della abilità, diciamo così, a trasformarsi in tempi brevi, ad acquisire anche insomma abilità e competenze che ci sarebbero immaginate. Quindi diciamo che anche il mondo della scuola può riservare delle sorprese interessanti, e naturalmente bisogna creare questa è stata una cosa imprevista. Adesso quello che compete è di creare invece dei pretesti e delle occasioni che siano programmate, strutturate, in modo da far fare alla scuola, insomma, quel salto in avanti. E secondo me è proprio questo, no? Il tentativo di conciliare, diciamo così, la conservazione di tutto quel patrimonio che fa anche del sistema scolastico italiano qualcosa anche di straordinario, anche nel panorama, insomma, dei sistemi scolastici europei e internazionali, e però insomma di far fare quel salto in avanti che è necessario, perché la sfida del futuro insomma ce l'abbiamo davanti. Ci sono delle cose interessanti, ecco, perché nella scuola naturalmente la rivoluzione deve riguardare la didattica, la metodologia, la didattica, e si sono creati dei presupposti interessanti che secondo me insomma sui quali bisogna naturalmente riflettere e poi agire senza perdere ulteriore tempo. Grazie infinite.
Allora, grazie un po' alle tecnologie, voliamo virtualmente da Pordenone ad Andria. Quindi, professore, adesso chiedo a lei un po' una condivisione di quelle che sono le osservazioni principali e anche le esperienze principali che state portando avanti nel vostro istituto e con la rete, come dicevo, di professori, con i vostri studenti, con magari i genitori, che sempre più è importante che siano chiamati a riflettere proprio su quelle che possono essere i supporti maggiori da poter dare ai giovani per orientarli al meglio verso il futuro. Sì, buonasera a tutti, grazie per l'invito, per l'opportunità che ci date di confrontarci e diciamo parlare con mondi anche altri rispetto alla scuola, perché spesso le nostre, immagino di no, credo nemmeno quelle della collega, ma spesso le scuole sono autoreferenziali, si chiudono nelle loro quattro mura e quindi ritengono ancora di rivestire una posizione privilegiata. Condivido quello che è stato detto in precedenza, cioè che la scuola non è più l'unica agenzia educativa, anzi, forse se continuiamo a concepire la scuola come unica agenzia educativa, è l'ultima delle agenzie educative. E quindi noi dobbiamo ridare il ruolo, riconoscere e rivendicare il ruolo della scuola anche nella prospettiva di recuperare, come diceva la collega, quella che è la tradizione e al tempo stesso orientarci a quello che è il mondo reale. È cambiato il paradigma, siamo nel paradigma della complessità. Su questo non c'è dubbio ed è un po' emerso anche dagli interventi precedenti, cioè se una volta, a me piace molto, lo uso spesso questa metafora anche nei collegi docenti, mi piace molto la metafora di Zygmunt Bauman, che parla dell'educazione, usa la metafora balistica, che a me sembra molto efficace per far comprendere quella che è l'evoluzione della scuola, della didattica. Un tempo c'erano i missili balistici, in cui c'erano degli obiettivi, allora in partenza bastava fare qualche calcolo con i vari ingegneri che ci sono qui, quindi potete dare anche una mano a individuare esattamente traiettoria, spinta iniziale, eccetera, orientamento. Alla fine di un percorso il missile cadeva sull'obiettivo che era predeterminato. Ora, dice Bauman, siamo in un'epoca in cui occorrono dei missili intelligenti, in cui diamo una spinta iniziale, ma l'obiettivo è un obiettivo mobile. Quindi il missile deve avere la capacità di accumulare dati, di elaborarli e capire dove si è spostato l'obiettivo. Dobbiamo tendere nella scuola di oggi a missili super intelligenti, in cui, e qui mi ricollego con quello che è stato detto finora, l'obiettivo non esiste. Cioè non sappiamo ancora qual è l'obiettivo da raggiungere, non c'è ancora il lavoro che verrà fatto. 2030, non sappiamo ancora quali e quanti obiettivi ci saranno. Quindi dobbiamo fornire ai nostri alunni le capacità, la testa ben fatta più che la testa ben piena, per potersi orientare in quello che sarà il loro mondo. Diceva benissimo Marzia prima, Marta, sguardo su quello che c'è fuori ed è fondamentale, ma anche fare in modo che ogni alunno, ogni ragazzo dia anche uno sguardo a quello che c'è dentro. Ora, in questa relazione tra quelle che sono le attitudini personali, gli interessi personali, gli obiettivi che uno si prefigge, il worldwide, diciamo, il World Wide Web ci spinge a questo e anche al lifelong learning, diciamo, l'ampiezza di quelle che sono le esperienze che devono essere portate all'interno. Questo anche, diciamo, formalmente nella scuola viene ribadito questo, nella certificazione delle competenze parliamo più non solo di competenze di apprendimento formale, che è quello che viene gestito dalla scuola, ma anche l'informale e il non formale, cioè tutte le esperienze che ognuno dei ragazzi può compiere al di fuori della scuola, vengono portate all'interno e in questa relazione tra il dentro e il fuori si riesce probabilmente a trovare quello che è l'orientamento di ognuno di noi. Quali sono i punti forti, secondo me, che in una scuola devono essere sviluppati affinché questo si realizzi? Intanto è fondamentale il contributo dei docenti. Se i docenti si pongono nell'ottica di cercare sul territorio, e per territorio ovviamente non intendiamo solo il territorio geograficamente più vicino, ma intendiamo il mondo, trovare le esperienze più significative per i ragazzi e dare loro
gli stimoli che li aiutino a trovare quella che è la loro strada. Quindi intanto il punto di forza è quello dei docenti, che devono aggiornarsi continuamente. Aggiornarsi non significa necessariamente partecipare a tanti corsi di formazione, quindi non è una cosa prettamente burocratica ovviamente, ma significa orientarsi nel territorio, trovare quelle che sono le prospettive più aggiornate e portarle all'interno della scuola. C'è il senso di comunità, che è il valore aggiunto, secondo me, della scuola. È vero, come si diceva prima, posso cercare tutorial dappertutto, ma un percorso organico e soprattutto il confronto che si può generare tra una comunità che autoapprende, che è quella dei docenti, è quella dei ragazzi che apprendono anche le soft skill, come si usa dire adesso, cioè quelle competenze umane di relazione che consentono loro di acquisire la capacità di lavorare in team. Altro elemento fondamentale al giorno d'oggi, cioè la consapevolezza che da solo nessuno si salva da solo. Le mie competenze da sole non mi permetteranno di realizzare quello che voglio, ma devo imparare a relazionarmi con gli altri, continuare ad apprendere, crearmi anche un mio percorso di apprendimento. Mi piace anche l'idea di avere la capacità di guardare in orizzontale, ma anche poi di approfondire. Quindi questo dovrebbe dare la scuola. Non rimanere fermi aspettando che il lavoro ci arrivi, ma orientarsi, avere capacità di nuotare quando è necessario, immergersi, poi risalire, rinuotare, e in una continua trasformazione del lavoro. Diceva bene la collega prima, perdere l'idea del posto fisso, non solo come lavoro che si farà dall'inizio alla fine, ma noi stessi in questo momento abbiamo cambiato il nostro lavoro, pur mantenendo il posto, pur continuando a essere dirigenti, pur continuando a essere docenti, abbiamo dovuto ristrutturare le nostre menti. Condivido quello che diceva la collega, tutti i docenti così spesso maltrattati, in realtà in tutta Italia si sono rimboccati le maniche e hanno cercato di reagire all'emergenza rimettendosi in discussione. Quali sono concretamente, e poi chiudo, le buone pratiche, le pratiche, poi qualcuno valuterà se è buone o meno, che mettiamo nella nostra scuola. Intanto a me piace citare due iniziative che sono venute spontanee, tra virgolette, dai ragazzi, ma che danno l'idea di quella che è l'input che hanno dai loro docenti. Natale, prima di Natale, assemblea dei ragazzi. La nostra scuola ha oltre 1000 alunni, 1080 alunni. Come è evidente, non potevamo farlo in un unico luogo fisico, quindi 7 ragazzi, noi abbiamo 3 specializzazioni, informatica, meccanica ed elettronica, 7 ragazzi dell'informatica hanno messo su in 15 giorni un software di tombola virtuale. I ragazzi hanno fatto una tombolata virtuale, vendevano le cartelle virtuali, e la cosa che un po', io sono stato immediatamente contento di questo, ma da un certo punto di vista avevo una perplessità, e cioè se ci si riduce a controllare sul telefonino i numeri che vengono fuori, quindi a questo punto quasi veniva meno il senso della comunità, invece è stato esattamente il contrario. Avevamo alcune classi che sono rimaste in auditorium, le altre dalle loro classi, i ragazzi hanno attivato la diretta su YouTube, quindi tutti noi, anche io avevo comprato le cartelle ovviamente, seguivamo in diretta l'estrazione, e il fatto che automaticamente sul mio cellulare si attivavano i numeri estratti mi faceva, non dovevo stare concentrato ad ascoltare qual è il numero estratto, ma il 27 è stato estratto? No, appariva automaticamente. In tempo reale, quando c'era un ambo, un terno, si vedeva chi aveva vinto, e in quel momento dall'aula, magari se c'era il ragazzo, andava in auditorium a ritirare i premi, e si è creato una comunità, davvero in un senso di comunità che non mi aspettavo inizialmente, ma che davvero è stato il valore aggiunto di questa iniziativa. Altra iniziativa di questi giorni, ci sono dei ragazzi che stanno progettando e stanno quasi per concludere un software per la gestione della raccolta di beni di prima necessità in maniera razionale.
perché questo non ad Andria, nel paesino in cui vivo, sono circa 25.000 abitanti, per diciamo, gestire il magazzino, ecco, banalizziamo un po', veniva fatto sai, con fogli Excel in maniera ancora artigianale. Dei ragazzi della nostra scuola si sono impegnati per realizzare delle app molto immediate che consentano al magazzino sociale di capire in tempo reale di cosa c'è bisogno, quali sono le famiglie che ne hanno più bisogno. Quindi questa interazione con la società nella specificità della scuola, questa è l'altra caratteristica, cioè il nostro contributo in questo momento lo diamo per quella che è la specificità del nostro percorso educativo. Ultima cosa, ormai da anni, dal 2012, nella nostra scuola si realizzano delle vere e proprie imprese, non simulazioni di impresa, ma abbiamo quest'anno 14 start-up che si sono concentrate sulla smart city, il termine comune, l'obiettivo comune, l'argomento comune era questo, e hanno costituito, guidati dai loro docenti ovviamente, 14 start-up, ripeto, con partita IVA, in cui sono stati attribuiti dei ruoli all'interno di ognuna di queste aziende, di queste start-up, e quindi abbiamo l'amministratore delegato, abbiamo il responsabile della comunicazione, e i ragazzi purtroppo quest'anno non hanno potuto partecipare a delle fiere internazionali a cui partecipano ogni anno per l'emergenza Covid, ma hanno continuato a lavorare, quindi abbiamo adesso un report di quella che è stata la loro produzione di quest'anno, ovviamente guidata dai docenti che, come si può ben capire, si sono attivati affinché venissero colte tutte le opportunità più recenti, più immediate, più concrete che il mondo intorno ci offre. Grazie, grazie mille professore, è stata una serie di spunti difficili da sintetizzare, però provo ecco veramente con due elementi. Uno, nei suoi racconti di come la tecnologia poi di fatto, e l'abbiamo vissuto forse tutti, che spesso e volentieri è stata bisfrattata, no, come aspetto che allontana in qualche modo e che crea distanze, come anche dai suoi racconti, soprattutto no, uno di questi ultimi sulla tombola, in realtà rappresentato invece, se ben utilizzata, un elemento di avvicinamento, di creazione di comunità e anche probabilmente di ingaggio da parte dei giovani che con queste tecnologie si trovano più a proprio agio. E anche un po' il tema, anzi mi allaccio alla sua nota, e anch'io faccio un plauso a tutti quei docenti, a tutti quegli istituti che veramente si sono reinventati in pochissimo tempo e si sono trovati a dover cimentare la loro didattica con piattaforme e strumenti nuovi. Un grande plauso, perché non era scontato, non era forse neanche così, appunto, come diceva anche la professoressa, ha preparato il contesto, per cui è stato veramente uno tsunami inatteso e molti hanno risposto veramente in una maniera eccezionale. Al tempo stesso focalizzava un po' l'importanza di dire, beh, noi forse questi giovani li dobbiamo aiutare non tanto a dando loro delle risposte, perché appunto era un po' come l'esempio dei missili, non sappiamo dove dovranno colpire, ma piuttosto li dobbiamo aiutare a capire quali sono le corrette domande da porsi e aiutare a stimolare questa loro capacità critica di cercare le risposte. Allora qui vorrei chiedere una battuta a te, Renzo, che appunto in Elis di fatto incontri decine e decine di giovani ogni mese, e capire un po' con te, sentire un po' dalla tua esperienza quali sono le domande principali che un giovane ti pone per essere aiutato in questo suo obiettivo di orientarsi e di stregarsi verso quelle che sono le opportunità di crescita, di formazione legate alla preparazione per il mondo del lavoro. Grazie Gianluca, sì, noi vediamo parecchi ragazzi durante l'anno, quindi per noi questi dubbi che ci riportano all'ordine del giorno. Alcuni vengono già molto decisi, determinati su qual è il settore che vogliono affrontare, poi altri hanno ancora bisogno di essere orientati poi in quello che è l'ICT in generale, ma per entrambi la preoccupazione è la stessa, nonostante il settore dell'informatica comunque sia
quelli che garantisce poi... Renzo, ti sentiamo un po' distante, non so se c'è anche tu, hai un microfono e puoi avvicinare, scusami. Eccomi. Meglio? Sì, grazie. Perfetto. Allora, scusate, lo terrò così. E, dicevo, anche quelli già orientati nel mondo dell'informatica, ma soprattutto quelli che hanno bisogno di orientamento, la preoccupazione alla fine è la stessa. Quali sono le possibilità poi lavorative? I ragazzi stanno sempre più avendo questa convinzione che l'investimento che devono fare in termini di tempo, appunto, deve essere finalizzato poi a un obiettivo concreto, che è quello dell'ingresso nel mondo del lavoro. Sentite? Sì, sì. Beh, non vedo più nulla. Quindi ci chiedono appunto di dare concretezza poi a quello che è il mondo dell'azienda, quindi raccontargli su quali, vogliono sapere quali progetti possono essere coinvolti, quali sono le aziende, le opportunità anche internazionali. Quali sono appunto le basi su cui costruire una solida carriera, per poi evitare di trovarsi a un certo punto della loro vita professionale col dover stravolgere totalmente la loro professione, quindi cambiare totalmente lavoro. Il nostro invito appunto è quello che diciamo poi a loro quando vengono da noi in cerca di questi consigli. È un po' quello che diceva Daniele in precedenza, quello di entrare appunto in una consapevolezza che l'apprendimento deve essere continuo nel tempo. Le competenze ovviamente sono la parola chiave quando si parla del mondo del lavoro, e che dovranno continuare a prenderle per tutta la loro carriera professionale se hanno intenzione appunto di avere una crescita. E dall'altra parte partire da, vediamo, a puntare su delle competenze di piattaforma, diciamo così, quindi che gli permettano di avere un immediato riscontro sul mondo del lavoro, e poi su quello piano piano costruire una serie di specializzazioni e andare sempre avanti, crescere di ruoli, professione, ma anche cambiare all'improvviso, come è successo già più ad alcuni dei relatori. Non è detto che appunto partire da tecnico poi voglia dire morire tecnico. Avere questa consapevolezza, questa flessibilità ci permette in realtà di aprirci ancora a chi ha espresso poi la sua capacità tecnica come project manager, chi come venditore, chi ha continuato invece il corso tecnico. L'importante è rimanere con questa consapevolezza di dover acquisire sempre nuove competenze. E soprattutto farlo in maniera focalizzata. Quindi l'altro invito che facciamo quando vengono i ragazzi da noi per essere orientati è: smettete di pensare alla strada, okay? Cominciate a scegliere l'obiettivo, dove volete arrivare. Parlando appunto con molti ragazzi, dicono, durante i colloqui, non so se fare l'università, medicina, il concorso per l'aeronautica o un master in informatica. Quindi c'è grossa confusione. L'invito è: smettetela di pensare appunto alle varie strade, scegliete dove volete arrivare, a quel punto cercate di arrivarci nella maniera più focalizzata possibile. Mettete un passo dopo l'altro, ma sempre nella stessa direzione. Il tempo è il fattore principale che tiriamo in mezzo appunto quando facciamo orientamento sui ragazzi. L'invito appunto è, essendo l'unica risorsa che nessuno ci dà indietro, l'invito è quello di investirlo in maniera più oculata possibile. Scusatemi perché nel frattempo
mi si è riavviato il PC, quindi non mi avete visto, ma diciamo, la tecnologia non ci ha assistito, ma sembrava fatto in tempo reale. Scusatemi tutti. Allora, grazie Renzo, grazie mille. Nel frattempo vi ascoltavo dal telefonino, perché fortunatamente poi c'era l'opportunità di avere diversi canali. Allora, abbiamo 10 minuti e io vi chiederei veramente un nuovo giro con proprio un tweet, un messaggio da un paio di minuti ciascuno, per provare proprio a dare sul pratico, a dare qualche consiglio pratico utile a una popolazione che non me ne vorranno gli altri rappresentanti, ma immagino sia molto composta anche da giovani, da studenti. Quindi, così come abbiamo alcuni docenti che stanno partecipando a questi nostri incontri, quindi pensando un po' a loro, soprattutto magari a chi nelle prossime settimane, nei prossimi mesi dovrà affrontare un esame di maturità sicuramente molto diverso da quello che abbiamo vissuto noi, e quindi da settembre, dall'autunno, si dovrà cimentare in maniera forte con una nuova esperienza, sia essa professionale o magari di studio. Qualche consiglio, qualche aspetto da tenere veramente sempre a fuoco nel quotidiano, anche rispetto, per esempio, nel caso di Marta o di Daniele, rispetto a quello che il mondo del lavoro si aspetta di più da loro, o nel caso dei nostri professori, rispetto a quello che magari, come ci dicevate prima, è un pochino meno presente istituzionalmente nel mondo scolastico e che invece loro devono tenere a fuoco. Quindi un consiglio per un giovane oggi di 18-19 anni che affronterà la maturità nei prossimi mesi e che in autunno intraprenderà un'altra fase della sua vita. E ricomincerei il giro come lo abbiamo fatto prima. Marta. Grazie. Ma, allora, io mi sono permessa appunto di darvi prima una carrellata di quelle che potevano essere le professioni o comunque gli ambiti su cui poter quantomeno fare un'investigazione e farvi qualche domanda. È bello il fatto che voi possiate vivere, sebbene magari possa essere un po' assolutamente nuovo e quindi incerto e quindi generare di tensione, di insicurezza, sia una nuova modalità di svolgere la maturità, sia un nuovo inserimento in un contesto che sia lavorativo, che sia scolastico, a partire da settembre o anche prima. Ecco, io credo che la cosa importante che mi sento di suggerirvi è quella, in primis, di viverlo con grandissimo entusiasmo e con grande passione, ma soprattutto di sentire vostra la libertà di poter sperimentare, essendo in grado di assumervi la responsabilità di questa sperimentazione. Perché la cosa bella è che tutti i giorni sarete chiamati nella vostra vita lavorativa e probabilmente anche scolastica futura a non a guardare indietro quello che avete imparato, perché quello sarà scontato, ma a guardare avanti a quello che porti di quello che avete imparato, a quello che vorrete ancora imparare, a quello a cui vorrete tendere. E questo potrete farlo solo nel momento in cui sarete liberi di assumervi delle responsabilità, che poi sono quelle che appunto ci permettono, anche se facciamo un piccolo errore, perché chi di noi non ha sbagliato, chi di noi magari non ha a un certo punto detto guarda, mi piacerebbe cambiare e fare qualcosa di diverso, non è un errore, è un cambio di rotta. Questo ci permette di farlo in maniera assolutamente positiva e cogliendo tutte le opportunità che ogni cambiamento ci porta. L'ultima cosa che vi volevo ancora, che mi sento di suggerirvi, è di suggerirci anzi, è che la tecnologia è assolutamente abilitante, l'abbiamo visto in questi giorni, ne avete parlato, ne abbiamo parlato tanto. Però mi piace lasciarvi con uno spunto che peraltro Elis mi ha permesso di scoprire, ed è quello che la tecnologia è un fattore abilitante, ve lo riconfermo, ma che la tecnologia associata alla capacità di scelta di cui parlavamo prima, quindi responsabile, più la capacità unica che solo un uomo, solo un essere umano ha, che è quella dell'empatia, di comunicare con gli altri,
Tutto questo ci rende veramente forti, potenti ed eleva la nostra situazione di essere umani a qualcosa che neanche ci aspettavamo. Quindi mi sento di dirvi di cavalcare tutta questa nuova onda di tecnologia, di innovazione, di cambiamento, consapevoli di voi, della robustezza delle vostre scelte e anche della capacità di poterle prendere, perché a 18 anni si può fare una scelta ed è giusto farla, e tutto questo comunicando, parlandone, parlando con voi stessi e parlando con gli altri, comunicando, cercando anche dei confronti. E tutto questo perché il bello di poter crescere è il fatto che non sappiamo cosa ci aspetta, ma abbiamo tanti fattori su cui possiamo far leva, qualcuno digitale, qualcuno tecnologico e invece altri che dipendono esclusivamente da noi, perché questo è il bello nostro di essere persone. E su questo, secondo me, più siamo consapevoli di quanto è bello il nostro essere umano, la nostra capacità di relazionare e di assumerci delle responsabilità e di decidere, tanto più saremo forti nel nostro futuro. Grazie, grazie infinite Marta, grazie tante. Daniele, un tweet ti chiedo proprio sintetico, rapido, per cercare di rientrare nei tempi. Rapido, Giovanni ci chiedeva, i ragazzi non conoscono la vastità dei lavori che ci sono, come scoprirli? Ecco, io suggerisco una regola, la regola della X. Ovvero, da una parte abbiamo la passione, quindi quello che mi piace fare, e ognuno di noi ne ha sicuramente più di una. Dall'altra i talenti, quello che so fare. E anche qui, secondo uno studio della Gallup University, ne abbiamo almeno 5 talenti fondamentali. Quindi, ragazzi che ci stanno seguendo, hai una passione, sicuramente ne hai più di una. Hai un talento, sicuramente ne hai addirittura 5. Per cui, ecco, non ti preoccupare, sono tutte cose che hai disponibili. Ma quale potrebbe essere il lavoro che farai in futuro e quindi la curvatura professionale e formativa che potrai provare a intraprendere, mescolando, come abbiamo detto, agenzie educative formali e informali? Sta nel punto di incrocio tra la passione e il talento. Quindi passione e talento, dove si incrociano, rappresentano degli universi di possibili mestieri. Quindi ecco, cominciando a incrociare questi elementi posso capire che cosa posso fare, perché ad esempio, faccio l'esempio pratico, a me piace il calcio, il pallone, quindi è la mia passione, ma non so giocare, come diremmo a Roma, sono una sega completa, per cui se avessi avuto l'ambizione professionale, quindi se avessi voluto puntare come obiettivo verso magari la carriera da calciatore, avrei fallito nella mia vita. Per contro, magari sono bravo con la matematica, allora magari mi posso cominciare a dire, ma cosa avvicina il calcio e la matematica? Per dire, oggi ad esempio c'è tutta una branca di data scientist che studiano e analizzano le partite di calcio per dare le statistiche, dare informazioni agli allenatori, quindi magari potrei pensare a quel tipo di percorso. Magari non c'è un corso di laurea specifico? No, però allora studio statistica e poi comincio ad avvicinarmi a quel mondo, magari a bazzicare le aziende o le realtà che si occupano di quel tema. Questo è solo un esempio per dire che così si possono scoprire i possibili lavori, avvicinando un po' le cose che so fare con quelle che mi piace fare. E poi si può sempre cambiare, uno può, appunto, ha più passioni e più talenti, quindi può poi inseguire quel tipo di cambiamento. Quindi ecco, questo è il consiglio che mi sento di dare ai nostri ragazzi. Grazie, grazie mille Daniele. Quindi talenti e passioni, porsi questa domanda e cercare di capire dove si incrociano. Professoressa, anche lei una battuta in pochissimi minuti, così non... Io velocissima, tra l'altro la sintesi è la mia passione, quindi... E poi Daniele Grassucci mi ha rubato tutto quello che intendevo, tutti i consigli che intendevo dare ai ragazzi, quindi in un tweet proprio anch'io l'invito a intanto a guardarsi dentro per scoprire passioni, talenti, interessi, curiosità e poi tenere lo sguardo naturalmente rivolto anche all'esterno, quindi aperti alle novità che vengono. Io ci aggiungerei anche l'elogio alla fatica, perché ecco, i ragazzi non devono poter immaginare che si conquistino degli obiettivi, dei traguardi senza metterci sudore, sangue, fatica e impegno, e che anche insomma poi la gratificazione viene proprio d'aver speso bene quella fatica. E farei anche, diciamo così, un elogio, un consiglio anche all'impegno, uno sguardo anche, diciamo così, civico e sociale, perché ce n'è bisogno.
Quindi diciamo impegno e responsabilità a tutto tondo, da quella personale a quella civile a quella diciamo che caratterizza tutto l'ecosistema all'interno del quale ogni ragazzo si trova. Comunità, grazie. Professore, e poi Renzo per arrivare poi ai saluti. Sì, parto, chi mi ha preceduto ovviamente ha dato dei consigli estremamente validi, quindi è difficile aggiungere consigli nuovi. Però mi ricollego a quello che ha detto prima Renzo Giannini, e cioè intanto individuare qual è l'obiettivo nella X che suggeriva Daniele Grassucci, e poi individuare qual è il percorso. Formazione che vuol dire cercarsi delle occasioni formative che possono essere l'università, possono essere gli ITS, gli istituti tecnici superiori, che spesso non sono nemmeno conosciuti, è la formazione terziaria in ambito tecnico, oppure autoformarsi anche in relazione con quelle che sono le possibilità che ci offre il web. Senso di responsabilità completamente d'accordo, tenendo presente sostanzialmente cercare di sviluppare tre pensieri: un pensiero critico intanto, un pensiero creativo e un pensiero sistemico, cioè sapere che qualunque cosa noi facciamo, anche qualunque cosa noi non facciamo, alla fine condiziona tutto il sistema. Quindi orientare la formazione, continuare la formazione, fermo restando che nel corso della nostra vita possiamo riorientare i nostri obiettivi, e gran parte dei presenti stasera è sostanzialmente il risultato di una reindirizzazione di obiettivi. Non vi parlo del mio, perché il mio sarebbe completamente schizofrenico come percorso formativo. Grazie professore. Renzo, anche tu un consiglio e poi andiamo ai saluti. E il mio consiglio è quello di imparare a rimanere motivati. Quello che posso dire ai ragazzi è di cominciare a chiedersi il perché fanno alcune cose, questo li aiuta a gestire il loro tempo e soprattutto non sentiranno nemmeno più la fatica, perché sanno che stanno facendo qualcosa per loro, sanno il motivo. Grazie mille. Ovviamente non avevamo la pretesa di poter esaurire un argomento così ampio e così complesso con questa serata, io però ringrazio tutti voi, perché spero di aver dato insieme a voi alcuni spunti, alcuni stimoli, alcune indicazioni a chi ci sta ascoltando. Ovviamente tutti, di fatto, le persone coinvolte, noi di Elis per prima, siamo sempre a vostra disposizione, quindi scriveteci, chiedeteci, ci farà piacere magari anche veicolare vostre domande, dubbi verso i nostri ospiti, o comunque far sì che questa comunità che si confronta su questi temi sia sempre più viva. E ringraziando ancora tanto le persone che stasera sono state appunto qui con noi, io vi invito al nostro prossimo appuntamento, che è settimana prossima, il 22 maggio alle ore 17, dove invece parleremo in maniera più specifica delle opportunità e dei nuovi scenari legati al mondo dell'industria 4.0, e di come anche alcune riflessioni legate un po' al post-Covid stanno già cominciando ad indirizzare alcuni mestieri, alcuni scenari professionali, proprio per chi lavora con diciamo le apparecchiature, le infrastrutture legate a questo mondo. Grazie infinitamente a tutti, auguro una buona serata e un buon fine settimana. A presto. Grazie infinite.